Marotta, Inter, Prisco, insomma, quanto sarebbe ancora fondamentale la presenza di un uomo come Prisco per la sua intelligenza, l'ironia, la capacità di sdrammatizzare qualsiasi cosa? Beh, innanzitutto sono molto onorato di essere qua e di ricevere un premio così importante alla memoria di un personaggio straordinario nel mondo dello sport e particolarmente nel calcio. Una persona che attraverso la sua ironia è riuscita a dare la giusta dimensione a questo fenomeno sportivo che è il calcio, fenomeno sociale, e a ricondurlo dentro i parametri di un gioco. Oggi purtroppo gestire una società di calcio significa anche subire tante pressioni dal punto di vista mediatico, dal punto di vista di quelle che sono le tensioni quotidiane. Lui aveva visto molto lungo e riusciva attraverso la sua ironia a valorizzare questo fenomeno che sicuramente è un fenomeno altamente rilevante. Il suo ricordo personale, lei era bambino, piccolino insomma. Ma il mio ricordo, sicuramente io ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo di frequentarlo poco, però diciamo che la memoria dell'avvocato Prisco si è rafforzata leggendo sia quello che lui ironicamente scriveva e sia le interviste alle quali era sottoposto frequentemente, no? Quindi ne è venuto fuori anche qua uno spaccato di uomo, di avvocato, di professionista, ma soprattutto di grande dirigente calcistico. E non si può dimenticare che lui è stato per tantissimi anni vicepresidente dell'Inter, e uno dei grandi valori che è riuscito a portare dentro è quello del grande senso di appartenenza verso questi colori nero-azzurri, che sicuramente sono cose, sono simboli che spesso vengono trascurati da tutti. Ecco, appunto, l'ultima appartenenza, ha detto benissimo, è quello che lei sta cercando, no? Da quando è stato chiamato all'Inter, di radicare e rinnovare, se vogliamo, no? Proprio nel nome e in memoria di Peppino Prisco. Sì, direi che lui è stato precursore di quelli che sono poi i valori, no? Più importanti, che sono all'interno di una squadra, di una società di calcio. E quindi il senso di appartenenza significa anche avere nei giocatori delle forti motivazioni per la maglia che indossano, e che servono sicuramente queste motivazioni a raggiungere dei traguardi certe volte anche insperati. E quindi abbiamo capito quale sarà l'impostazione dell'Inter nel prossimo futuro. Grazie, grazie a Marotta, grazie anche al suo collaboratore. Dunque abbiamo sentito Marotta, è stato molto gentile. A questo punto, caro Paolo, se sei d'accordo, possiamo lanciare due interviste che abbiamo realizzato proprio al Teatro Marrucino, grazie anche al supporto tecnico del nostro Diego Martelli. Due premiati, o meglio, un premiato sicuramente, De Zerbi. Ricordiamo che non c'era Federico Chiesa per motivi indipendenti dalla sua volontà, c'è stato un diktat, se vogliamo, da parte della società Viola, quindi non ha potuto partecipare, non ha potuto rispondere a questo evento molto prestigioso qual è il premio Prisco. Quindi ascolteremo De Zerbi, che è uno degli allenatori emergenti del massimo campionato, allenatore che farà parlare di sé, De Zerbi, allenatore appunto del Sassuolo, e poi il presidente federale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Possono partire le interviste. De Zerbi, intanto benvenuto a Chieti, un piacere conoscerla. Allenatore giovane, secondo me tra i più bravi della Nouvelle Vague, un premio già prestigioso e molto ambito, direi, no? Sì, ed è uno dei primi, quindi sono molto contento, onorato di prenderlo. E è chiaro che l'allenatore, quando riceve il premio, deve dividerlo con tutti quelli che hanno collaborato con lui e che hanno lavorato per lui, che sono il mio staff, le mie società dove sono stato, e soprattutto i miei giocatori. Quanto è importante il risultato, che è stato sicuramente fondamentale perché avete centrato la salvezza in netto anticipo, quanto è importante però soprattutto è fondamentale, direi, l'idea di calcio che porta avanti? Io credo che le idee siano sempre determinanti, quello che è importante allo stesso modo sono le caratteristiche dei giocatori, perché sono sempre loro i protagonisti, quindi tu non puoi chiedere a tutti la stessa cosa, c'è chi te la può riproporre in maniera positiva e altri in maniera negativa, e quindi l'allenatore dipende dai giocatori.
che vengono presi dalla società, e quindi è sempre un lavoro di equipe. Di base De Zerbi, mi corregga se sbaglio, 4-3-3, però insomma lei non è rigido, perché ha anche utilizzato il 3-4-3 quando gli avversari si schierano con due punte per sviluppare meglio il gioco dal basso, è così o no? Beh sì, sono tutti numeri quelli, poi vanno anche spiegati alla squadra, e non tutti i calciatori sono in grado di poterlo fare. L'allenatore cerca di improntare il gioco secondo una certa idea, dando una mentalità, dando coraggio. Poi però sempre sono i calciatori protagonisti. Assolutamente, l'anno scorso ha avuto Gravion a Benevento, ci risulta che non lo volesse far andare via Genoa. No, e penso anche che sia un giocatore di grandi prospettive, fisicamente, tecnicamente, è pronto per giocare già nella massima serie. Complimenti, lei riceve quotidianamente perché è davvero un allenatore predestinato, però di lei si è sempre detto un po' troppo fumantino, è riuscito a fare questo salto di qualità sul piano caratteriale. Ma no, se fumantino vuol dire avere passione, avere il sangue, allora sono fumantino. Se fumantino vuol dire mettere, essere superficiale o litigare senza motivo, quello non sono mai stato. Presidente Gravina, intanto un piacere rivederla, piacere per un mio premio ambitissimo, prestigioso, ormai è un punto di riferimento. Beh, il premio Prisco è la massima espressione di un impegno sociale, territoriale, di riconoscenza e di riconoscibilità da parte di un grande imprenditore dotato di grande sensibilità come Marcello Zaccagnini, e quindi credo che sia un premio importante, un grande simbolo, una grande testimonianza di quei valori del calcio che noi amiamo. Anche perché lealtà, correttezza, insomma, sono principi fondanti che sembrano però un po' stridere con la realtà, no? A volte sì, ma per noi è una precondizione, non abbiamo nessuna voglia di derogare al principio dell'onestà e del rispetto dei valori. La priorità assoluta della federazione da lei presieduta è la garanzia della regolarità dei campionati. Sì, stiamo lavorando perché chi inizia questo campionato lo deve portare fino in fondo, lo deve fare nel rispetto delle regole, lo deve fare capendo quanto sia fondamentale il rispetto e la capacità del rispetto dell'organizzazione gestionale, e soprattutto grande attenzione non solo a quelli che sono le massimizzazioni del risultato sportivo e dell'equilibrio economico-finanziario, ma anche rispetto per la dignità di questo sport, che merita davvero di essere rispettato e tenuto in debita considerazione, valorizzando sempre di più i suoi valori e le altre dimensioni che a volte trascuriamo. Presidente, 24 giugno vogliamo ribadire il concetto scadenza perentoria, che cosa devono fare le società entro questa data, entro questo tempo? Ci sono degli adempimenti che abbiamo fissato il 18 di dicembre scorso, dell'anno scorso, del 2018, non ci sono più possibilità di fare ricorsi con integrazione di documentazione, il 24 giugno dentro fuori. O dentro o fuori, quindi pochissimi giorni, ricorsi, il 12 luglio c'è l'organico definitivo. Io faccio la domanda non al presidente federale ma all'uomo di sport Gabriele Gravina, che ha vergato pagine indimenticabili: è possibile che si debba arrivare sempre alla fine della stagione per avere una certezza, una regolarità di campionato che in realtà non è mai esistita? Purtroppo non è che si arriva alla fine dell'anno, su questo caso specifico c'era in atto e sono in atto una serie di verifiche di natura penale, e quando hai una segretazione su documenti che noi non abbiamo a disposizione e ci vengono concessi in un determinato momento dell'anno, quello è il momento in cui la nostra procura può partire. Le indagini vanno avanti da tantissimo tempo, ma la procura aveva un blocco da parte della procura della Repubblica, e come sapete quando ci sono delle indagini con persone dirigenti tra l'altro agli arresti domiciliari, credo che sia una fase molto delicata. Devo dire anzi che su questa partita la celerità, la tempestività dei procedimenti, l'accorciamento dei tempi a disposizione sta dando anche delle risposte abbastanza celeri. Speriamo che si definisca prima che si sia troppo tardi per la definizione della stagione. Sulle squadre B, Presidente? Stiamo lavorando, a breve ci sarà un bando, quindi ci lavoriamo.
quei contributi sul premio Prisco. Vedo ancora Massimo Profeta, non so se hai degli ospiti, Massimo, ancora da proporci? Guarda, ero in attesa di avvicinare Marcello Zaccagnini, che è il patron naturalmente di questa manifestazione. Ricordiamo che è stata presentata, come avviene ormai stabilmente da tanti anni, praticamente dall'inizio, il collega Stanislao Liberatore. Ci aveva detto che avrebbe rilasciato qualche battuta, però è anche impegnato, lui è un po' il cicerone della situazione, il padrone di casa, e quindi è un po' impegnato anche ad accogliere, diciamo così, gli ospiti che stanno via via arrivando qui alla cantina Zaccagnini. Naturalmente realizzeremo l'intervista con Marcello Zaccagnini al termine. No, eccolo qui, Marcello Zaccagnini, siamo riusciti finalmente, eccoci qui, siamo in diretta per il TG8 Sport. Ma intanto complimenti, che non sono di Prammatica ma assolutamente sinceri. Grazie. Perché avete organizzato un altro grande evento all'altezza della situazione come ogni anno. Scusi che ho fatto le scale, è un po' di affanno. Non sono ancora allenato come te, bravo. Sì, è stato un bellissimo peccato che non è venuto il generale Federici, dottor Zavoli. Sì. Problema, l'anno di stagione che. Federico Chiesa pure. Federico Chiesa, sì. Il papà che dovevamo premiare pure, sì, perché ha giocato col Chieti, no? Come no, Enrico? Esatto. Purtroppo problemi di vita. Niente di. Scusa che mi riprendo ancora. No, ti facevo riprendere, Marcello. Tra l'altro hai rivisto con grande piacere Ernesto Pellegrini, presidente di un Inter vincente, dell'Inter dei record, sì, 1989. Sì, sono grandi ricordi con Peppino Prisco quando lui era presidente, che parlavamo con Pellegrini, che lui lo chiamava, ci sono degli aneddoti bellissimi tra Pellegrini, Prisco, mio papà. Tante cose belle vissute insieme. Peccato per il meteo, ma siamo qui al coperto. Veramente, veramente incredibile. Peccato che i vigneti stanno soffrendo. Speriamo bene, speriamo. Prossimo anno ci vuoi anticipare già qualcosa, no? Ancora no, perché aspettiamo. Dovete... sì. Aspettiamo, facciamo un primo riunione a settembre, certo, per vedere cosa si è concluso. Poi facciamo a gennaio e così comunicheremo l'elenco dei vincitori. Comunque insomma è stata una bella manifestazione, tra l'altro è arrivato e ha presenziato anche il presidente federale Gabriele Gravina, sì, e Marotta tra l'altro Donino, è ancora qui. Matarrese, amico mio Donino. Assolutamente, che ormai partecipa da anni a questo evento. Marotta, malgrado l'Inter debba giocare questa sera, è ancora qui. Quindi... sì, no, veramente ci hanno onorato a pieno, sia Marotta che il presidente Pellegrini, quindi eravamo un po' in dubbio se, certo, partecipassero, considerando che stasera c'è la partita, però loro ci tenevano sia al rispetto verso Avvocato Prisco sia al rispetto dell'organizzazione, che ci vogliono anche degli impegni, e devo dire è stato veramente un piacere. Lunga vita al premio Prisco. Grazie a Marcello Zaccagnini, il patron di questa manifestazione.